Buongiorno a tutti, il tema di oggi è la presentazione del progetto di risistemazione delle zone verdi di Piazza Ferrari e considerando alcuni spostamenti che sono già avvenuti, vale a dire ad esempio la locazione della giostra e considerando che il tempo e l'usura di questi giardinetti ha portato a una calvizia di certe zone appunto di verde e a individuare alcuni punti in cui i bambini e le famiglie si concentrano nell'uso di questo luogo, abbiamo cercato di pensare ad una risistemazione di questi spazi, cercando anche collaborazioni con dei vivaisti che potessero intervenire anche realizzando con noi e come partner una risistemazione, una ridefinizione delle zone verdi. Siamo assieme all'architetto Bastianelli andati a disegnare assieme a Bilancioni, alla ditta Bilancioni, sì, e assieme al gruppo che si occupa dell'identità dei luoghi, all'interno dei quali ci sono appunto architetti del paesaggio e persone che hanno dato appunto il loro contributo, diciamo, a questa come ad altre occasioni di futura risistemazione delle zone verdi della città, siamo andati a creare un progetto che prevede anche una serie di piantumazioni di essenze particolari che hanno determinate caratteristiche sia di auto, cioè sia di limitata manutenzione che di formazione vera e propria di un disegno paesaggistico in micro in qualche modo. Sì, relaziono velocemente. Il progetto è la Piazza Ferrari. E storicamente per la preesistenza e per l'intervento della Domus ha un'immagine frammentata delle aiuole. Questo progetto tende a riunificare e a dare un'immagine unitaria degli spazi verdi della piazza attraverso un disegno che si vede bene qui in questo elaborato, che tende quindi a uniformare tutte le aiuole che attualmente sono dei pezzi con un'identità propria. E attraverso il disegno delle aiuole con delle essenze che sono fortemente competitive e quindi riescono anche ad attecchire in penombra e vicino alle radici, perché la piazza dal punto di vista espositivo le criticità diciamo che sono emerse nell'uso della piazza hanno insomma reso coperto proprio sotto alcune specie di alberi appunto sì, il verde presente, quindi verde presente. Difficilmente il verde riusciva ad attecchire in alcune aree. Come alle vostre spalle si vede. Esatto, come la vede. No? E quindi il progetto prevede l'installazione di essenze che hanno queste caratteristiche, che riescono per la loro dimensione a creare un tappeto con diversi colori sia del fogliame, quindi sono sempre verdi, con delle fioriture. E mentre nella stagione primaverile estiva
avranno delle fioriture diverse e quindi riusciranno a dare queste, a far percepire queste linee, questo andamento, e anche nelle loro altezze, perché comunque sono piante essenze che hanno altezze variabili dai 10 ai 30 cm, quindi comunque è un tappeto erboso. E mentre sulle bordature si sono riposizionate delle essenze che hanno, che ricordano il recinto antico di Piazza Ferrari, perché la Piazza Ferrari anticamente era presente un recinto, quindi è un'area recintata, e quindi creano un vero e proprio recinto che crea anche una separazione, una sorta di quinta verso la sede stradale, riparando quindi quello anche che in virtù succede del fatto che è molto presidiato dai bambini, quindi cioè l'interno, e quindi cioè crea una sorta di separazione anche di sicurezza. Tant'è che prevediamo l'allargamento di una porzione di area giochi che attualmente è molto sacrificata ma molto utilizzata all'interno, un ampliamento all'interno sempre della piazza. Oltre a alla zona che era già identificata come tale, l'angolo di questa, l'inizio di questa, tutta quella zona lì in qualche modo verrebbe ad avere il tappezzabile. Il cesplay, la pavimentazione comunque morbida e anticaduta, diciamo così. Come il nome? Tecnico, diciamo, pavimentazione anticaduta, insomma, quella in gomma proprio per i bambini. Anche perché abbiamo pensato al tragitto tra la giostra e i giochi fissi, che alcuni alberi, quali questi leci, che hanno comunque una forte identità nella storia della piazza. Questo ovviamente all'interno del percorso, insomma, avviato con l'incontrato Consip, esatto. Si inserisce dentro tutta l'opera di riqualificazione oggetto del contratto Consip. I lavori di manutenzione verranno realizzati da Antea, con la collaborazione di un vivaista Bilancioni, che si è stato coinvolto con una notevole collaborazione, perché poi appunto un terzo del lavoro in qualche modo dell'insieme di spesa è coperto contributo dello stesso vivaista. Conti il conteggio, se volete due cifre, sì. Il verde è un intervento che poi va ovviamente in fase di esecuzione e viene bilanciato, ma si aggira intorno ai 15.000 euro sull'intervento del verde. E il bilancione, quindi il vivaista... Ah, no, allora la metà. Sì, esatto. Hai detto bene un terzo, perché poi c'è un intervento, come avete già visto, che è già partito, di sostituzione ad esempio delle pietre danneggiate, quindi quello che dicevo prima, questo intervento a 360 gradi, che quindi riguarda tutto, anche la sostituzione dei cordoli in legno, della pavimentazione danneggiata, e quindi questo intervento qui ricade sulla manutenzione ordinaria, che è oggetto del contratto di Antea, mentre il verde, 15.000 euro di intervento, quindi solo di messa a dimora e fornitura e messa a dimora delle piante, viene per la metà collato dal vivaista, mentre invece la sostituzione dei lampioni ricade all'interno del contratto di manutenzione dell'illuminazione pubblica, che è stato aggiudicato, approvato l'anno scorso, e l'aggiudicataria è la Società Enel Sole. Allora, quindi sui 15.000 euro per il verde. Esatto. Sulle pavimentazioni siamo in fase di consuntivo, ma diciamo che si aggireranno sui 5-6.000 euro le pavimentazioni, e sull'illuminazione pubblica, questo ancora mi riservo di verificarlo, comunque ricade all'interno del contratto generale come manutenzione ordinaria, quindi ricade all'interno del contratto di Enel Sole. C'è un canone annuo all'interno del quale ci sono sia la fornitura del servizio che ovviamente la riqualificazione, questo l'ha già stato battuto. Quindi ricade all'interno del contratto, anche gli interventi di pavimentazione ricadono al contratto. Sono azioni concrete che si stanno mettendo insieme, tra poco andremo al Fulgore, anche lì avrete modo di vedere come i lavori stanno andando avanti, stanno procedendo, poi l'assessore Pulini ve li illustrerà. A breve presenteremo anche la sostituzione degli impianti illuminanti in Piazza Tremartiri. Piazza Tremartiri e via 4 Novembre. A breve anche questo presenteremo, il discorso della riqualificazione anche delle strade, della cinta delle strade che collegano quelle che sono le nuove piazze.
con una riasfaltatura che vogliamo caratterizzare come asfalti colorati. Non è che vogliamo fare un carnevale, sono asfalti colorati sul modello di, ad esempio, di via Vespucci, per intenderci. Di come sarà la ciclabile nel lungomare. Esatto. Quindi stiamo procedendo per un rilancio fattivo del centro storico. È un momento difficile, lo sappiamo, le cause sono partono innanzitutto dal crollo del potere d'acquisto delle famiglie, però c'è anche la necessità di procedere con un insieme di azioni, di lavori pubblici sul centro storico. Quindi questi sono i primi passi concreti che stiamo realizzando. Saranno seguiti da molti altri che man mano presenteremo alla stampa. Con un'altra piccola cosa, Piazza Ferrari verrà di fatto inserita poi in questo progetto di riqualificazione dentro tutto il circuito del bike sharing, che partirà appunto con inaugurazione a maggio in tutta la regione Emilia-Romagna all'interno del sistema Mi Muovo, e quindi abbiamo voluto inserire nel nuovo pacchetto di bike sharing aperto anche Piazza Ferrari come una delle piazze centrali, e quindi nella riqualificazione del centro storico e della zona anche della Marina, quindi in vista anche del nuovo lungomare, di potenziare ancora di più questo servizio e questo sistema. Quindi Piazza Ferrari, che al momento non ha una postazione, avrà una postazione di bike sharing aperto che si posizionerà sulla via Giovanni XXIII.